Ciao a tutti ragazzi, sono Spiccicalle e benvenuti nel mio nuovo video. Come avrete già letto sicuramente dal titolo qua sopra, oggi sono qua per parlarvi del manga Cuore di Menta della Wataru Yoshizumi, edito da Planet Manga, un'edizione che presenta una sovracopertina cartonata perché fatta di cartoncino e pagine a colori patinate all'inizio di ogni volume, una specie di mini gallery appunto di tavole tipo da artbook, però una mini gallery fotografica su carta patinata. La serie comprende 3 volumi in edizione deluxe al prezzo di 9,90€, però non spaventatevi per il prezzo perché vabbè che è un po' alto, però vedete è un bel malloppino che dell'edizione precedente dovrebbe contare 3 volumi, 2-3 volumi se non mi sbaglio. Faccio vedere le copertine, numero 1, numero 2 e numero 3. Il tratto appunto è il tratto della Wataru Yoshizumi, tratto comunque conosciuto già per il manga Marmalade Boy, cioè Piccoli Problemi di Cuore, o anche Citose Etch, che sta sempre uscendo in fumetteria, tipico tratto da shoujo con gli occhioni, molto sbirluccicoso, insomma uno shoujo con i fiocchi. Ma adesso parliamo un attimo della trama. Allora, la trama si svolge appunto all'interno dei muri scolastici. I nostri protagonisti sono due gemelli, Noel e Maria. In realtà un maschio e una femmina, ma perché direte Noel vestito da femmina? Per il semplice motivo che Maria, un giorno, innamoratasi di un ragazzo, ha deciso di cambiare scuola all'insaputa del fratello. Questi due fratelli sono molto, molto legati e stavano sempre assieme. Ovviamente la notizia del cambio di scuola da parte di Maria ha fatto un attimo incavolare Noel, è diventato praticamente quasi geloso di questo tipo di cui la sorella si era innamorata e ha deciso di seguire appunto sua sorella all'interno di questa scuola. L'unico problema è che all'interno del dormitorio maschile non c'erano più posti, quindi per poter seguire la sorella all'interno di questa scuola ha dovuto iscriversi al dormitorio femminile fingendosi una ragazza. Infatti, come potete notare, sembrano perfettamente due gemelle femmine, ma in realtà non è così. All'interno di questa opera scopriremo, a parte i nostri protagonisti, anche altri personaggi molto, molto simpatici e particolari. In particolare avremo Sasa, che diventerà il migliore amico di Noel, se riesco a farvelo vedere, che è un ragazzo sportivo che fa parte del club di basket e che inizialmente si innamorerà di Noel pensando sia una ragazza, però una ragazza abbastanza mascolina, il genere che piace a lui. Però ovviamente quando verrà a scoprire che Noel è un maschio ci rimarrà un attimo male, comunque diventerà il suo migliore amico. Questo qui è Sasa. E poi avremo un'altra ragazza con cui Noel per di più dividerà la stanza del dormitorio, lei, Miu, che anche lei quando verrà a scoprire che Noel in realtà è un maschio se ne salteranno fuori di tutti i colori. Ovviamente è uno shoujo, quindi saranno anche storie d'amore, in particolare quella fra Noel e Miu, in quanto Noel si innamorerà di Miu e verrà anche ricambiato, anche se inizialmente lo conoscerà come Toru, cioè cugino di Noel e di Maria. E ovviamente le varie storie d'amore della nostra Maria, questa romanticona che si innamora facilmente anche se viene appena subito dopo scaricata. Però ovviamente ora della fine anche loro troveranno la loro anima gemella perfetta e ovviamente il manga si concluderà in maniera molto molto allegra, molto felice, cosiddetto vissero per sempre felici e contenti. Ovviamente, come ho già detto, i temi trattati all'interno sono i temi dell'amore, dell'amicizia, l'amore e l'amicizia all'interno dei banchi di scuola, ed è uno shoujo con i fiocchi, come vi ho già accennato prima. Un manga che comunque io mi sento di consigliare ovviamente agli amanti dello shoujo, quindi in particolare alle ragazze, a chi ama i manga della Wataru Yoshizumi. È un manga comunque consigliato, una lettura leggera, ottima per staccare magari da letture pesanti. Quindi Cuore di Menta della Wataru Yoshizumi, edita da Planet Manga, al prezzo di, scusatemi, pezzi di copertina 9,90€. Comunque ve lo consiglio. Ok ragazzi, il video è finito e io vi rimando al prossimo video. Un bacione e buona giornata!